compartiti con la terza dose, questa che è una dose diciamo aggiuntiva per coloro i quali sono immunocompromessi, trapiantati di organi solidi, chi è in attesa di trapianto, i dializzati, i malati oncologici, quindi tutti quelli che la scienza medica dice immunocompromessi. Siamo partiti, qui nella regione sono circa 100.000, credo che già oggi ne abbiano inoculate più di 1.000 ad ora, quindi poi vedremo. Le nostre popolazioni, io sono un uomo del sud, in Sicilia in particolare, c'è spesso tanta diffidenza, si dice ma che cosa vogliono, cosa ci vogliono propinare, ecco, un po' il fatalismo meridionale. E io dico questo, il vaccino è l'unico modo per ritornare liberi, per poter socializzare, noi siamo gli uomini dell'agorà, quelli delle piazze, a noi piace parlare, discutere, stare in piazza, prendere il caffè assieme, toglierci questa mascherina. Per fare questo dobbiamo aumentare le percentuali di vaccini. Come? Per me è un piacere. Entrambi. Ah, fate l'acqua generale. Così. Quindi quello che voglio dire è questo, è veramente un accorato appello a tutti coloro i quali in questo momento sono esitanti, sono diffidenti. Chiedete ai medici, agli infermieri, a qualcuno che ha subito il Covid, che ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid, quello che viene chiamato long Covid, persone anche giovani che magari fanno una rampa di scale e hanno il fiatone. Questi effetti a volte non passano dopo un anno. E anche effetti che poi vanno sulla psiche. Qui non si tratta di obblighi, non obblighi, qui si tratta di salute pubblica e salute individuale. Come dice il nostro grande presidente, il vostro concittadino, il presidente Mattarella, è un dovere civico e morale e noi di questo ci dobbiamo credere e dobbiamo farci tutti portavoce. Poi dopo continueremo finché la scienza ce lo dirà, quindi se ci dicono che bisogna dare, questa non si chiama dose aggiuntiva ma si chiama richiamo, cioè serve ad esaltare ancora di più quella capacità di reagire contro il virus e quindi se dobbiamo scendere poi ad età inferiori lo faremo, ripeto, le dosi ci sono, l'organizzazione c'è. Senza sette. Aspetta, fai il suo coso, se no questo... Se i siciliani continueranno ad affluire presso i centri o ad avere fiducia, vedrete che la Sicilia nel giro di poco si porterà alla pari di tutte le altre, anzi anche meglio. Grazie ancora. Sì, siamo alla pecco, dai. Ci laviamo le braccia. Grazie.